apriamo questa prima edizione con l'invito che Papa Francesco ha rivolto oggi ai circa 500 partecipanti nella consueta udienza generale del mercoledì. Ritornare alla normalità è possibile, ma non a quella normalità ammalata che era tale proprio prima della pandemia. Il Santo Padre infatti ha richiamato tutti al prendere coscienza che la realtà a cui dobbiamo ispirarci è quella del Regno dei Cieli, in cui i ciechi tornano a guardare e ai poveri è annunciato il Vangelo. Allora ascoltiamo insieme le parole di Bergoglio. Nelle scorse settimane abbiamo riflettuto insieme alla luce del Vangelo su come guarire il mondo che soffre per un malessere che la pandemia ha evidenziato e accentuato. Abbiamo percorso le vie della dignità, della solidarietà, della sussidiarietà, vie indispensabili per promuovere la dignità umana e il bene comune. E come discepoli di Gesù ci siamo proposti di seguire i suoi passi, optando per i poveri, ripensando l'uso dei beni e prendendoci cura della casa comune. Affinché questo accada realmente, abbiamo bisogno di contemplare e apprezzare la bellezza di ogni essere umano e di ogni creatura. Siamo stati concepiti nel cuore di Dio. Ciascuno di noi è frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno di noi è amato, ciascuno è necessario. Riconoscere tale verità e ringraziare per gli intimi legami della nostra comunione universale con tutte le persone, con tutte le creature, attiva una cura generosa e piena di tenerezza e ci aiuta anche a riconoscere Cristo presente nei nostri fratelli e sorelle, poveri e sofferenti, a incontrarli e ascoltarli il loro grido e il grido della terra che ne fa eco. Interiormente mobilitati da questi grida che reclamano da noi un'altra rotta, reclamano di cambiare, potremo contribuire al risanamento delle relazioni con i nostri doni e le nostre capacità. Potremo rigenerare la società e non ritornare alla cosiddetta normalità, fra virgolette, che è una normalità ammalata, anzi ammalata prima della pandemia. La pandemia l'ha evidenziata. Adesso torniamo alla normalità. No, questo non va. Perché questa normalità è ammalata di ingiustizie, disuguaglianze e degrado ambientale. La normalità alla quale siamo chiamati è quella del Regno di Dio, dove i ciechi riacquistano la vista, gli soppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. Nella normalità del Regno di Dio, il pane arriva a tutti e ne avanza. L'organizzazione sociale si basa sul contribuire, condividere, distribuire, non sul possedere, escludere e accumulare.